Ciao, sono Zane di Turblog.it. In questo video voglio presentarti tre esempi di portafogli che ti consentano di investire in criptovalute nel modo più diversificato e ottimale possibile. Ti presenterò tre diverse soluzioni indirizzate ad un investitore che voglia agire in modo prudente, oppure bilanciato o ancora aggressivo. Nel video vedremo quali criptovalute inserire nel portafoglio per ognuno di questi profili e in quali percentuali. Seguimi! Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su Turblog.it con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Come sempre ti ricordo che questo video contiene la mia personalissima opinione, non costituisce una consulenza finanziaria, anche perché non sono assolutamente qualificato per rilasciarla. Sono principalmente un tecnico e su questo baso le mie valutazioni. Quindi, di nuovo, questa è la mia personalissima opinione. Basati sempre sui fatti, ricerca le criptovalute che ti consiglio e valuta sempre con la massima attenzione e prudenza prima di versare capitale nei progetti che ti segnalerò fra poco. Ok, entriamo nel video del video e cominciamo con il primo portafogli che voglio presentarti. È quello che ho definito portafogli prudente e mira principalmente a conservare il patrimonio che investiamo piuttosto che a massimizzare il valore di quello che potremmo guadagnare. Ovviamente prudente, l'ho chiamato prudente perché è da intendersi come termine relativo agli altri portafogli che valuteremo in seguito. Le criptovalute infatti sono e rimangono un asset estremamente speculativo e non c'è assolutamente alcuna garanzia che non crollino a zero domani stesso. Quindi di nuovo l'ho chiamato prudente perché è un pochino meno pericoloso rispetto agli altri che proporrò di seguito. Ok, che cosa c'è nel portafoglio prudente? Abbiamo inserito un 30% di Bitcoin, un 20% di Ethereum e un 15% di Litecoin. Queste sono le monete principali del portafoglio prudente, quindi sono tutte valute a capitalizzazione più elevata. Proseguiamo poi con un 15% di NIO, un 15% di Omisego e un 5% di Navcoin. Appunto, la valuta Navcoin è una di quelle, è l'unica che non fa parte della top 100 di quelle che abbiamo appena citato e ci permette appunto una piccolissima esposizione in più, dovrebbe essere la parte che crescerà di più. Di nuovo di queste valute, continuiamo parlando anche di Omisego, l'ho già consigliato più volte, un ottimo progetto che appunto è stato sviluppato in Asia, pone la base su un network di pagamenti velocissimi e a bassissime commissioni. Sarà interessante anche perché permetterà di pagare le remittance, ovvero tutte le persone che dai paesi meno sviluppati vengono a lavorare in Europa e in America e vogliono comunque inviare denaro a casa. Quindi il mercato è enorme in questo momento, questo tipo di attività abbiamo detto viene svolto tramite soluzioni come MoneyGram, Western Union, una serie di gestori di pagamenti che sono estremamente lenti, estremamente inaffidabili e soprattutto impongono delle fee molto molto elevate. Omisego appunto mira a distruggere questo tipo di mercato, migliorando sensibilmente la cosa per chi scappa dai paesi del terzo mondo ma vuole mandare i soldi a casa. Ancora NIO, ottimo progetto per quanto mi riguarda, credo che sia il concorrente di Ethereum più credibile. Si stanno sviluppando moltissimo nel mercato cinese, anche appunto grazie al supporto del governo cinese che tende a proteggere le realtà locali. Di nuovo, ovviamente nelle prime posizioni Litecoin, abbiamo già detto la versione più veloce, più ottimizzata di Bitcoin, una grandissima community alle spalle, Charlie Lee, il portavoce del progetto e anche il fondatore della valuta, è un personaggio amatissimo, per questo ha una community molto vasta ed è per questo uno dei motivi che, a parte la tecnologia, mi piace molto Litecoin. Ethereum lo conosciamo tutti, naturalmente forza degli smart contract ed è il computer globale. Ci sono ancora moltissimi miglioramenti da fare dal punto di vista tecnico, ma potrebbe crescere ancora molto negli anni a venire. Il 30% del portafoglio prudente l'abbiamo
abbiamo allocato su Bitcoin, appunto perché è la criptovaluta più importante, quella a maggiore capitalizzazione ed anche quella che ci aspettiamo abbia comunque una volatilità inferiore e un andamento più costante rispetto alle criptovalute minori. È sicuramente la base del nostro portafoglio, proprio perché nonostante, ripeto, in termini assoluti la volatilità sia elevatissima, perché questo è intrinseco in tutte le criptovalute in questo momento, è comunque meno, ha degli sbalzi meno forti rispetto ai progetti minori, e proprio per questo costituisce la base principale del nostro portafogli prudente. Bene, veniamo al portafogli bilanciato. Che cos'è il portafogli bilanciato? È quello che semplicemente rispetto al portafogli prudente introduce una parte maggiore di criptovalute alternative, quindi riduce la quota delle criptovalute maggiori, quindi soprattutto di Bitcoin, Ethereum e Litecoin, per cercare appunto di focalizzarsi su quelle che sono di fascia media. Questo ovviamente, come dicevamo, espone a un pochino di rischio in più perché sono progetti più consolidati, ma allo stesso tempo si tratta comunque di criptovalute con capitalizzazioni estremamente elevate, che quindi sono abbastanza relativamente sicure per quanto riguarda il futuro. Non trattandosi comunque delle prime 10, il portafoglio bilanciato ci espone anche alla possibilità di guadagnare qualcosina in più rispetto a quello che ci permetterebbe di ottenere il portafoglio bilanciato. Ovviamente però si alza anche un pochino il livello di rischio. Come abbiamo composto il portafoglio bilanciato? Abbiamo ridotto la percentuale di Bitcoin al 15%, un 15% di Ethereum e un 10% di Litecoin. Questi per quanto riguarda le criptovalute che possiamo acquistare su Coinbase. Dopodiché abbiamo introdotto un 10% di NIO, un 15% di OmiseGo, un 10% di Navcoin, 10% di ARK, 10% di IOTA e 5% di Oyster Pearl. Ok, partiamo proprio da quest'ultimo, quindi Oyster Pearl, ne abbiamo già parlato in un video precedente per quanto riguarda le criptovalute attualmente che considero sottovalutate. Si tratta appunto di questo miner che i webmaster possono inserire nelle proprie pagine web per sfruttare il computer dei visitatori per appunto macinare ed elaborare moneta. Un progetto molto interessante, ne ho parlato nel video dedicato, ritengo che abbia buone prospettive proprio perché è molto semplice da implementare per quanto riguarda i webmaster e tutti coloro che appunto creano contenuti per il web. Consente di monetizzare le visite anche di coloro che utilizzino un sistema di ad block in modo poco intrusivo. C'è poi tutto un meccanismo di appunto gestione delle archiviazioni di file in modo distribuito che viene appunto motorizzato dalla capacità di calcolo dei visitatori. Un progetto che secondo me è molto interessante e per il quale mi aspetto che ci siano buone possibilità di crescita, proprio perché non è richiesto che i visitatori installino niente, ma è immediatamente funzionante su qualsiasi browser web moderno. Ok, ho introdotto poi anche un 10% di IOTA. IOTA ne ho già parlato appunto nel video sulle criptovalute nelle quali credo molto. Appunto è una moneta che viene da un progetto indirizzato alle appliance, quindi al mondo delle Internet of Things. Non prevede appunto costi di transazione perché tutto il meccanismo gira sulla premessa che sia necessario validare le transazioni degli altri prima di poter immettere la propria, quindi transazioni a costo zero. Poca potenza di calcolo, un meccanismo Tangle completamente diverso rispetto a quello della blockchain, ritengo IOTA piuttosto un progetto che rimane molto interessante. Si sono levate un pochino di critiche dal punto di vista tecnico di alcuni personaggi abbastanza, come dire, impetuosi in questi ultimi mesi, però secondo me il valore di IOTA rimane. ARK è un altro progetto che ho inserito, mi piace molto, costituisce appunto una piattaforma sulla quale gli sviluppatori possono costruire le proprie blockchain, molto interessante per il mondo business, credo che di nuovo abbia ottime possibilità di crescita, anche perché
al di là di tutto, tramite il meccanismo di appunto delegati, consente di guadagnare un interesse appunto in ARC senza nemmeno bisogno di tenere il PC acceso. Quindi c'è anche un incentivo ad acquistare e conservare ARC dal punto di vista finanziario, molto molto interessante. Di nuovo, Navcoin, ne ho parlato poco fa, ottimo progetto, ottima tecnologia. Poi proseguiamo, NIO, Litecoin, Ethereum e Bitcoin, di cui abbiamo parlato. Appunto, il portafoglio bilanciato è quello che in linea di massima può risultare interessante per la maggior parte delle persone, anche perché appunto cade proprio nel mezzo tra quello a un'alta esposizione, che vedremo tra poco, e quello più conservativo di cui abbiamo parlato poco fa. Bene, veniamo al portafogli aggressivo. Come funziona il portafogli aggressivo? È quello che sacrifica un pochino la stabilità, ci espone in assoluto al rischio maggiore rispetto a tutti quelli che abbiamo citato poco fa, ma che dovrebbe anche garantirci i risultati maggiori. Meglio, più che dovrebbe, potrebbe, proprio perché andiamo ad investire sui progetti nascenti, che quindi hanno ancora la maggior parte dello spazio per poter crescere in positivo. Ovviamente questo significa anche che, essendo progetti più piccoli, potrebbero anche fallire, lasciandoci con un pugno di mosche. Il portafogli aggressivo quindi è quello rivolto agli investitori che siano disposti ad esporsi al rischio di capitale con la prospettiva appunto di guadagnare la cifra maggiore rispetto agli altri. Come abbiamo composto il portafogli aggressivo? Abbiamo ridotto la percentuale di Bitcoin a un solo 5%, proprio perché non ci interessa la stabilità. Abbiamo portato 10% di NIO, 5% di OmiseGo, dopodiché 10% di Navcoin, 10% di ARK, 10% di Oyster Perl, 10% di Wabi, 10% di Substratum, 10% di Nulls, 10% di Loopring e 10% di Nebulas. Come vedete, la maggior parte di queste criptovalute sono quelle che ho consigliato nel mio video sulle migliori criptovalute emergenti. Le abbiamo qui spalmate più o meno in percentuali uguali, proprio perché sono tutti progetti che dal mio personalissimo punto di vista sono molto buoni, ma non ho una preferenza forte per uno rispetto all'altro. Si tratta tutti di progetti emergenti, quindi abbiamo detto Nebulas per quanto riguarda la ricerca di dati sulla blockchain, Loopring, il mercato decentralizzato, ottimo progetto per evitare di appunto dover depositare le monete sugli exchange per fare trading. Mi aspetto che appunto proprio gli exchange decentralizzati siano uno dei trend dominanti per tutto il 2018. Nulls, ottima moneta per quanto riguarda gli sviluppatori che vogliono realizzare dei progetti sulla blockchain, un sistema molto modulare che permette di cambiare e swappare modificando e aggiornando solo alcune componenti mano a mano che il protocollo si evolverà, senza dover rifare tutta l'applicazione. Quindi un appeal molto elevato per i programmatori. Substratum, gli ho dedicato un video di approfondimento molto interessante per il web decentralizzato, quindi la rivoluzione del web decentralizzato che potrebbe arrivare. Interessante anche per noi utenti, perché ci permette di guadagnare installando il client sul computer di casa, erogando un servizio che è anche utile. Wabi, rimane molto interessante secondo me, in particolar modo perché appunto si propone di verificare il tracciamento dei cibi e che non siano stati appunto modificati dal produttore fino a quando arrivano sulle nostre tavole, quindi c'è anche un aspetto di sicurezza che mi piace. È un progetto appunto che è partito molto forte, ha un pochino rallentato anche perché il tracciamento delle merci sta diventando un altro trend molto forte nel 2018. Avevamo visto Walton Chain e VeChain, appunto due progetti che in questo momento stanno facendo forse un pochino meglio di Wabi. D'altra parte però sono anche progetti che sono stati pompati moltissimo e che quindi in questo momento francamente mi rimangono meno interessanti dal punto di vista dell'ingresso, proprio perché hanno valutazioni molto elevate. Inoltre i ragazzi di Walton Chain hanno collezionato un paio di brutte figure negli ultimi mesi che proprio non mi sono piaciute, con relativi scandali che hanno fatto precipitare il prezzo per poi farlo risalire per poi farlo precipitare di nuovo. È un pochino troppo instabile. Wabi per me rimane più interessante.
Oyster Pearl ne abbiamo già parlato, ARK, Navcoin, anche OmiseGo, NIO e appunto una minima percentuale di Bitcoin, proprio come dicevamo, per spostare tutto il peso sugli altri e avere la maggior possibilità di crescita. Arrivati a questo punto, quale portafogli scegliere fra quelli presentati? Di nuovo, non sono un consulente finanziario, quindi non ho appunto la possibilità di consigliarvi. Posso dirvi quello che ho fatto io e in linea di massima posso dirvi che in questo momento il mio portafogli è molto più simile a quello bilanciato. Purtroppo non ho più gli IOTA perché, come da video precedente, mi sono stati rubati, però in linea di massima il mio portafogli è simile a quello bilanciato, con l'aggiunta di alcune piccole percentuali di tutte le altre criptovalute che ho consigliato in passato, proprio perché non consiglio nulla nel quale io non abbia investito in prima persona. Quindi diciamo, di fatto la mia base è il portafoglio bilanciato con un pochino di aggiunte di quello aggressivo in più. Se proprio volete un consiglio spassionato, tenete presente che questo è un consiglio tecnico, francamente consiglierei a tutti di partire con il portafoglio prudente, attendere 6 mesi, valutare com'è l'andamento e in caso vendere tutto quello che abbiamo guadagnato, in più conservando il portafoglio prudente. A questo punto, con quello che abbiamo venduto, con il denaro che abbiamo ottenuto, entriamo ed iniziamo a costruire il portafogli bilanciato. Attendiamo di nuovo 6 mesi e vediamo come vanno le cose. Se ci sono stati dei guadagni da parte del portafoglio prudente, da parte del portafoglio bilanciato, aggreghiamo tutto quanto, vendiamo l'eccedenza e con quello che abbiamo guadagnato investiamolo completamente nel portafoglio aggressivo. È una strategia chiaramente sul medio-lungo periodo, questo però ci permette di non esporci immediatamente a un rischio elevatissimo quale può avere il portafoglio aggressivo, entrare con cautela e con calma con un portafoglio bilanciato e poi pian pianino vedere come vanno le cose. Se le cose vanno come ci aspettiamo, possiamo certamente pensare di entrare nel portafoglio aggressivo. È chiaro che tutti coloro che sceglieranno di entrare immediatamente col portafogli aggressivo e saranno baciati dalla fortuna perché la criptovalute continueranno a crescere nei mesi a venire, otterranno i profitti maggiori. Però d'altro canto c'è anche da dire che nel caso negativo potrebbero perdere tutto quanto. Quindi, per quanto mi riguarda, credo che appunto la strategia progressiva, prudente, bilanciato, aggressivo sia quella indicata per la maggior parte di noi investitori. Da Zane di Turbolab.it è tutto, come sempre se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare mi piace qui sotto, per me è molto importante, quindi grazie in anticipo se lo farai. Per ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video ricorda anche di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti che trovi sempre qui sotto e sulla piccola campanella che si trova di fianco. Al prossimo video, ciao! Di nuovo un investimento o un invito. Schifo che sto facendo oggi.